Bandiere e manifesti annunciano l'arrivo imminente del Papa a Nicosia giovedì 2 dicembre, ma il via vai attorno alla parrocchia cattolica della Santa Croce è lo stesso di sempre. La Chiesa Cattolica Cipriota è un mosaico di etnie, lingue, provenienze e ogni giorno qualcuno bussa a queste porte bisognoso di tutto, da un pasto caldo all'assistenza legale. Right now we're overwhelmed with the number of migrants. Siamo subissati da migranti, richiedenti asilo e rifugiati qui a Cipro, racconta Elizabeth, coordinatrice della Caritas Cipriota, che l'ultimo anno ha aiutato 4.000 famiglie di ben 66 paesi. Arrivano a Cipro da nord, la parte dell'isola invasa 47 anni fa e tuttora occupata dalla Turchia, varcando il muro che taglia in due Nicosia. Cipro per loro sarebbe solo una tappa, ma ripartire da un'isola non si può senza documenti in regola. È importante per noi accogliere il messaggio del Papa, ma è importante anche che il Papa ascolti i nostri problemi, le nostre speranze, dice Padre Cray, vicario del Patriarca di Gerusalemme. Perciò venerdì sera sarà celebrata qui la preghiera ecumenica coi migranti. Altro tema del viaggio in evidenza, l'unità coi fratelli ortodossi. Il Papa può cambiare tante cose, dice speranzosa Antoniette, camerunense. Se tu segui Dio, non perderai nulla.